Ragazzi, per qualche ignoto motivo il mio microfono ha deciso di non funzionare questa mattina e mi ha preso l'audio delle cuffie. Però comunque tramite Audacity sono riuscito ad arrivare a una qualità decente, quindi comunque il video è venuto relativamente bene, spero che comunque vi piaccia. Si va. Allora, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo su un gioco diverso che non ho mai portato, ma che ultimamente ci sto giochicchiando e mi piace parecchio. E è Smite. Smite, sicuramente l'avete già sentito. Io ci ho già. Non so parlare. Ci ha giocato tipo una cosa come un anno fa, un anno e mezzo fa. E come vedete qui dall'immagine c'è anche la Pro League, quindi è diventato anche abbastanza competitivo, ovviamente non all'altezza di LOL, però comunque gli dà abbastanza filo da torcere. E non è che sono un grosso esperto, però ovviamente ci sono le ranked, ci sono le normal, insomma un po' come LOL per chi l'ha giocato. Ci sono diverse modalità: arena, 3 contro 3, 5 contro 5, 5 contro 5, non so che cazzo sia questo qua, un altro metodo. Ok, ce ne sono diverse. Io, quando l'ho giocato io tipo un anno e mezzo fa, non ce ne stavano così tante, però noi andiamo a fare una bella arena, che è la modalità che ho provato di più. Ci sono i reward giornalieri, ogni volta che entrate, quindi vi danno questi specie di puntini che vi si accumulano qua sotto e voi ci potete comprare tutti i champion o quello che cazzo volete. Qua ci sono le quest, che sono ovviamente giornaliere, alcune, e ovviamente quando le andate a completare vi danno sempre questi famosi puntini di merda. Probabilmente alcuni di voi stanno pensando: Devil, ma perché non porti Warcraft? Perché ultimamente mi sta scassando il cazzo. Perché purtroppo Warcraft a me mi fa così. C'è un periodo in cui dico: oddio oddio, non vedo l'ora di giocarci. Ma da un pochetto inevitabilmente mi calano proprio un po' le palle. E devo fare un po' di stop. Quindi la luce se ne sta andando. E quindi inevitabilmente devo fare una breve pausa giocando a qualcos'altro. E poi magari tra un po' di tempo, non chissà quando. Perché tanto mi fa sempre così. Tornerò a giocarci, insomma. Allora, i champion ce ne sono tanti, uno sproposito. Io ovviamente ce n'ho pochissimi perché ne ho comprati pochissimi, però ho trovato particolarmente carino questo Thanatos, che è spaventosamente cazzuto. E all'inizio io punto a tenere qua sotto l'auto items e l'auto skill, perché praticamente ancora non mi sono informato bene. Cosa che farò però. Non mi sono ancora informato bene riguardo appunto prendere le spell, roba del genere. Quindi lo so che Mari non è chissà quale cosa affidarsi all'intelligenza artificiale del gioco, perché su LoL devo fare certe build pietose, e quindi qui presumo sia lo stesso. Però vabbè, bene o male mi sono trovato abbastanza bene. I danni quando vado avanti li faccio, quindi GG. Ci vediamo in partita. Ok, per entrare in arena mi si presenta questo spettacolo, che è effettivamente una figata di spettacolo. E in basso a sinistra avete tutte le caratteristiche del vostro personaggio, con i relativi items, con i si apre l'inventario, vedete tutti i item che ci sono da comprare. Qua a sinistra e là a destra ci sono questi campi che sono relativamente mana, attack speed e danno, se non sbaglio, sì. Allora, in breve le mie spell. Allora, la prima sparo una specie di lama dritta che fa danno e mi cura. La seconda aumento attack speed e mi sembra che leva anche rallentamenti, boh, non lo so precisamente ancora. E la terza fa questo, quello che avete visto a destra, cioè una specie di AoE davanti. Qui ci muoio sicuro. Però comunque la cosa fichissima di questo gioco, che mi piace un sacco, è perché è come entrare in LOL. Proprio essere un personaggio di LOL, capito? Dentro, però non visto da fuori, perché LOL già vede la visuale dall'alto e non è uguale. Io intanto provo a prendere schiaffi già in random, ma inevitabilmente io essendo un assassin praticamente, prendo un sacco di schiaffi. E se non c'ho un tank davanti è veramente difficile fare qualcosa di decente. Ah, vi faccio vedere l'ulti, che è una figata perché va sopra la mappa. Io le ulti, queste ulti qui le amo profondamente. Questo lo shottiamo. Mi ha skippato la kill. Questo ce lo portiamo a casa. GG. Questo che è un tank. È un tank quello. Questa sta facendo cose. Ah, ho premuto la F, cioè quella specie di cristallo, che è sta roba. Aiuto, aiuto. Non c'ha mana questo. Però non c'ho vita. Punti di vista. E comunque la mia 1 è veramente OP, perché che cazzo. Che è il colpo del sole qui, che è Tenzing. Questo lo shottiamo easy. E vedete, guarda, c'avevo praticamente il 20% di vita nemmeno. Ho ammazzato uno con l'Akum e sono arrivato a più della metà. Questo personaggio mi piace particolarmente perché c'ha un sacco di sustain, sicura a manetta. Voglio provare ad ammazzare questo qua dietro. Dove cazzo vai, merda? No! Quello è Poseidon che fa queste cose.
E comunque è incentrato un po' tutto su questi praticamente dei. Mi devo togliere dal cazzo, mi devo togliere dal cazzo, dal cazzo, dal cazzo, dal cazzo. Ciao, ciao, merda, ciao, ciao. Non mi prenderete mai vivo, merde. No! Mia! Vaffanculo a voi, merde. E ogni volta praticamente che rientrate in questo cerchietto vi ridà vita, mana, vi compra la roba, è la vostra safe zone. Allora io avrei spaventosamente voglia di urlare addosso a qualcuno, ma adesso è inutile. Però da un certo lato è più difficile perché, per esempio, quando voi usate i carry, adesso muoio, azzo, quando voi usate un carry, vaffanculo. Ah, comunque vorrei fare questa figata. La mia tastiera, adesso non c'è sta troppa luce, fa tutte lucine. Praticamente collegato al gioco. È favoloso. Che ne so, io per esempio sto per morire, mi inizia a lampeggiare di rosso. Oppure tipo quando sono morto mi viene dato grigio e lampeggio a grigio come a seconda dei secondi che ti rimangono per restare, no? Favoloso. L'ho scoperto a caso, non lo sapevo che la Logitech avesse questa figata collegata con Smite. Senti, tu torna un po' in mare, dai. Pagliaccio di merda. Vabbè, quello me l'ha ninjata, palesemente. Andiamo a aiutare il nostro Friends. Se la svigna. Dovete giocare un po' così di Predict, capito? Un po'. Cioè, anche su LoL giocate molto di Predict, ma qui secondo me è ancora di più. Perché i personaggi hanno veramente tantissime vie di uscita, vie di fuga, voglio dire. Adesso crepo, crepo di nuovo. Leave me. Ok, mi ha mollato. Cioè, non lo so, sinceramente competitive, diciamo, Ranked non ho ancora giocata. Perché a parte. Non so nemmeno se c'è Ranked sull'arena, eh. Mi sa che si gioca solo sul 5 contro 5. Qui si vola. Dai, 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 dai. Dai, ci arrivo. Ci arrivo. Non ci sono arrivato, porcaccio. Vaffanculo. Ma che culo rotto! Spacco la faccia, imbecille. Vabbè, vabbè, nessuno sembra al momento sbagliato. Aiuto, fa questa cosa che non so che è. Però è negativa. Questa pure è un mezzo tank perché non gli levo una sega. Scherzavo. Comunque la mia seconda dovrebbe aumentare l'attack speed se non sbaglio. Con K vedete tutte le spell. E per vincere, vedete il punteggio lì a destra, dovete praticamente ammazzare innanzitutto il guardiano nemico, che è questo qua, che porta quella specie di palla. Più il guardiano tiene la palla e più il punteggio avversario cala. E quindi voi vincete. Una specie di. Boh, c'è una modalità su COD che non mi ricordo. Però sui COD nuovi. L'ha stittata questa palesemente. Madonna quanto ti spacco la faccia. C'è la stitta anche qua. Quindi dovete. Se volete. Anzi, no, se volete, dovete la stittare. Perché vi dà un botto di soldi. Questo non gli levo un cazzo. Quindi è palesemente un tank. C'hanno due tank di là. Perché uno è questo e uno è questa cogliona qui. Male, male, male qui la situation. Ah, se camminate indietro andate più lenti rispetto a se camminate avanti. E qui si vola. Devo andare a scopare un carry, oppure fare così. Madonna, questa storia. Ah, la cosa positiva poi è che le partite non durano nemmeno eccessivamente tanto. Porca troia, ma cosa ho lisciato? E quindi è meno stressante rispetto a una partita di LoL che magari vi dura, Dio mio. Vi ho fatto una partita che avrà durato 55 minuti. Cioè, veramente, no, fa una maratona, era meno pesante. Ti fotte il cervello, Dio mio. Ah, e poi più andate avanti, sbloccate quella lì, FG in basso. Allora, la F l'ho spiegata prima, penso sia una specie. Sì, vi leva tutti i root o cose del genere. Mentre l'altro è un DP però out of combat. Porca troiaccia. Porca troiaccia. Ne erano palesemente troppi. Ok, giù l'ulti, facciamo un bel assalto da qua dietro, tutti tattici. Vola, 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 vola. L'ape maia. Immune, tu madre, imbecille! Bastardo, l'avevo ammazzato. Tanto qui la luce va e viene perché io vado con il sole, no la luce artificiale. L'ha stittato. Mi vado a fare questo bel campo e mi prendo un po' attack speed così quando piombo addosso alla gente. C'ho attack speed a 2000. Tu stai lontano, imbecillotto. Spacco la faccia, mi spacco a tutti la faccia. Vabbè, tu mi stunni, io continuo a sparare dappertutto, non è un problema. Sorpresa, sorpresa, imbecilletto. Si è messo in mezzo sto coglione. No! Aiuto! Via, 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 via. Dai che c'è il tank, gli faccio un'imboscatona. Perché io devo andare necessariamente sui carry, capito? Perché il mio lavoro è morire come sto facendo adesso. TP è questo. Tic, molto semplice. Però dovete farlo necessariamente fuori dal combat. Tu mi sa che vai un po' a fanculo. Comunque, questo personaggio è scandalosamente forte quando si fida. Ma scandaloso, cioè, salto addosso alle persone e le squaglio. E poi si cura, cioè, si cura una cosa esagerata, cioè, una lifesteal ridicola. Parlo sempre quando riesco a prendere il kill, sennò è una merda che viene shottato.
Cioè, muori, muori, perché oggettivamente non c'è difese, sei full danno, quindi alla fine muori. Però, sciotti. Guardate qui come si ammucchiano nella nostra base. Dove cazzo vai, eh? Pagliacci. Abbiamo un cazzo di FK di merda. Vaffanculo a lui. Adesso gli faccio sentire la potenza. Dai, mi fa passare qui sopra, pensa tu. Dai, 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 che stanno tutti ammucchiati. Boom! Ma che cazzo fa davanti alla mia base? Ammazzate tutti, cioè compreso me! Vabbè, non posso fare una sega! Guarda, guarda, 7 a 9, guarda, guarda. Quello lo chiappo, lo chiappo, lo chiappo, lo chiappo. Snipe! Tu mori, 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 devi morire, cioè da punti, mori, mori. Devi morire. No, lasciami in pace, coglione! Dai! Ma porco di per 3 punti! Ah, è simpatico perché quando uscite vi fa tutte queste animazioni stupide. Ah, è vero, le cose. Tutte queste animazioni stupide, tipo. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente ne farò altri perché è un gioco che è carino, mi ingama e divertente. Noi giochiamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.